ragazzi, benvenuti o bentornati a un nuovo video. Vi parlo da una Londra nuvolosa in questa giornata di inizio luglio. Sto per andare all'università. Al momento sono le 9:20 e sono onesta con voi, non avevo assolutamente voglia di iniziare un vlog. Non ho neanche un'idea per un nuovo video. Veramente non ho l'energia mentale per creare contenuti appunto creativi e interessanti, e quindi ieri su Instagram vi ho chiesto che cosa volevate vedere tra un vlog e un Q&A, perché penso che comunque siano formati di video abbastanza semplici da editare e da fare, e voi avete votato per un vlog, e quindi eccoci qua. Vi porterò con me nella mia settimana, come al solito, qui a Londra in quanto studente. Luglio sarà un mese abbastanza pesante per me, ho veramente tantissime cose da fare, ho due esami a fine luglio e a inizio agosto ho un'importante consegna che è tipo la consegna finale sia pratica che teorica della vera e propria tesi, che poi sarà a metà settembre. Quindi ho tanto tanto da lavorare e sinceramente non mi piace lamentarmi qui sul canale, perché so che molti di voi vengono semplicemente per uscire un pochino dalla loro vita quotidiana, essere intrattenuti e appunto ricevere energie positive, però questa è la verità della cosa, questa è la realtà. Durante l'anno ci sono alti e bassi, momenti in cui si hanno più cose da fare, meno cose da fare, e sinceramente, come vi ho già detto, mi sembra in un altro vlog, dopo più di 10 mesi alle spalle di lavoro sono veramente stanca, ed è per questo, siccome sto lavorando così tanto a questo progetto di cui prima o poi vi parlerò, non ho tante tante idee per fare un video appunto e trattare di un determinato argomento e appunto approfondire nel dettaglio una determinata questione. Però tanto su Instagram mi fate così tante domande, che volete vedere così tante cose diverse, che cercherò di rispondere un pochino a quello che mi chiedete in questo vlog, e nel frattempo vi porterò con me. Ho un po' di cose interessanti da fare, oltre che studiare, perché quello che voglio cercare di fare, appunto, e penso che questo possa essere un aiuto a tutti coloro che appunto stanno ancora affrontando la maturità o la sessione, è che non voglio in nessun modo privarmi della mia sanità mentale. Cioè, ok, devo studiare, però non voglio fare come facevo ad esempio 3-4 anni fa, che pensavo solo ed esclusivamente allo studio e mettevo da parte la mia salute, gli amici, l'uscire, eccetera, eccetera. Anche perché mi trovo qui a Londra, per fortuna ci sono delle giornate splendide, non voglio perdere l'occasione appunto per gustarmi un pochino di sole che non vedo da tanto tanto tempo, sinceramente, e non voglio neanche perdere appunto alcune uscite con gli amici, e non voglio in qualche modo mettere da parte la mia salute mentale, che è la cosa più importante di qualsiasi altra cosa, di un esame o di una consegna o di qualsiasi altra cosa. Quindi penso di aver parlato abbastanza, adesso ho 20 minuti prima di uscire, quindi metterò un po' in ordine casa, che naturalmente con tutte le cose da fare viene messa un pochino da parte e ho tantissime cose da fare. Piccolo cambio di vestiti, perché ho realizzato che fa veramente troppo caldo. Sto indossando questa maglietta vecchissima di Zara. Questi orecchini, che se riuscite a vederli, sono di Massimo Dutti. Questa gonna anche molto vecchia di non mi ricordo dove, veramente. E delle scarpe da ginnastica molto 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 semplici. E adesso ci vediamo oggi pomeriggio. Questo qua è tutto stress. Tutto stress. Stamattina direzione Greenwich per studiare. Praticamente la mia camera è piccola, lo sapete, 14 metri quadri, e c'ha una grande finestra che praticamente fa da serra la mattina, quindi si muore di caldo e di conseguenza non riesco mai a stare a casa a studiare. E sinceramente con questa splendida giornata che c'è non ho proprio voglia di rimanere a casa a studiare, quindi appunto sto andando da sola a lavorare a Greenwich per concentrarmi meglio e anche per concedermi una tazza di latte, di iced latte. Fortunatamente oggi fa caldo, però mi sono vestita un po' più, diciamo, coperta, semplicemente perché prenderò i mezzi pubblici e
Nulla, c'è sempre questa cosa che quando sono da sola non voglio mai vestirmi troppo con minigonne o cose del genere. Lo so che è una brutta mentalità, ma è la realtà. E sto indossando dei pantaloni che ho da tanto tempo con le scarpe da ginnastica, una semplice maglietta di Uniqlo e questa camicia che è thrifted, quindi come si dice vintage. L'ho comprata in un negozio dell'usato. Collanina di Nana Aristova, orecchini classici, questi sono i cerchi di Other Stories. E nulla, tutto qua. Andiamo a studiare, va. Sto bevendo un altro caffè, in realtà sto bevendo cicoria. Praticamente c'è tipo una polvere che vendono da Whole Foods, ma che compravo anche quando stavo in Italia da Natura Sì, che è praticamente una polvere di cicoria, cioè cicoria, che sa tantissimo di caffè. E quindi quello che ho fatto è stato semplicemente mischiare questa polvere con dell'ashwagandha, giusto per essere un pochino più fancy e un pochino healthy fanatics, influencer, instagrammabile, youtuber classica, vabbè, avete capito. E nulla, me la sono fatta con latte di soia e ghiaccio, semplicemente perché ho già avuto la mia dose di caffè oggi e mi basta, se no già non riesco a dormire la notte di solito. Ci manca solo che mi prendo 3 tazze di caffè al giorno e poi siamo rovinati. Una delle maggiori ragioni per cui oggi ho deciso di uscire e non rimanere a studiare a casa è stata soprattutto perché questo periodo non è facile per me a livello psicologico. Non peraltro va tutto benissimo, è tutto fantastico, è tutto stupendo, sono grata di tutto, è solo che sono distrutta, sono stanca e lavorare a livello mentale soprattutto è molto molto difficile. E la mattina soprattutto sta cominciando a diventare un momento difficile per me della giornata, quando in realtà sono sempre stata una persona che preferiva appunto svegliarsi presto per lavorare, si sentiva più energica al mattino, proprio perché la mattina mi metto davanti tutte le cose da fare e molto spesso appunto per la quantità di cose che devo fare mi viene l'ansia e quindi mi sento molto molto ansiosa, se non appunto a volte sento proprio un panico nel petto e di conseguenza non faccio fatica a respirare, vabbè, un pochino di panico diciamo. Ed è quello che è successo stamattina, mi sentivo molto con la testa annebbiata e di conseguenza ormai ho imparato dopo, non lo so, una vita che convivo con questa cosa, che quando mi sento così devo assolutamente uscire, non devo scappare da casa, non posso stare a casa perché sennò entro in questo circolo vizioso di ansia che mi blocca, non mi fa fare quello che devo fare e proprio perché non faccio quello che devo fare mi sento ancora più ansiosa perché mi si accumula tutto il lavoro. Di conseguenza uscire mi ha aiutato tantissimo, mangiare fuori, stare appunto, vedere gente, vedere che comunque la vita continua nonostante i problemi che uno pensa di avere e mi ha aiutato tantissimo. Ho lavorato parecchio, posso dire, e quello che mi aiuta molto, a me ormai ve l'ho detto tantissime volte, è appunto sedersi in un posto, prendersi qualcosa di piacevole e quindi per me basta appunto avere quel premio, ossia il fatto di essermi comprata qualcosa di buono per motivarmi e per mettermi a lavorare. Però vedo che molte molte persone mi consigliano il metodo Pomodoro, che molte volte anche io uso, ma che sinceramente non uso spessissimo, semplicemente perché non mi serve. Ma se non lo conoscete, assolutamente andate su Google e scrivete appunto metodo produttività Pomodoro. Un'altra cosa che non ho mai condiviso qua sul canale e che mi aiuta tantissimo dopo che ho studiato per memorizzare appunto quello che ho imparato, oppure per semplicemente metabolizzare il lavoro a cui sto lavorando, perfezionare quello che devo fare, mi capirete se vi trovate appunto a lavorare o a studiare in un ambito creativo, è quello di camminare dopo aver studiato barra lavorato. E quindi quello che cerco di fare, ad esempio quando vado a Greenwich, per esempio stamattina ho preso il pullman, ma quando sono tornata al ritorno sono andata a piedi, semplicemente perché
Camminare mi aiuta a processare, a metabolizzare tutto quello su cui ho lavorato. È come se facessi un po' una riflessione, una revisione di quello che abbia fatto fino a quel momento. È un pochino come dormire, è come quando ti dicono di leggere prima di andare a letto, in modo tale che quando dormi, appunto, ripeti inconsciamente durante il sogno quello che hai appena letto. Ecco, in poche parole. Sono appena tornata dalla palestra, sono stata solamente 20 minuti e non avete idea la differenza che ha fatto nel mio umore. Mi sento molto più positiva, molto più sveglia, attiva, ed è proprio questo quello a cui deve servire la palestra e il movimento. Mi sento veramente rinata, felicissima. Stamattina veramente non volevo neanche alzarmi dal letto per quanto mi sentivo stressata e adesso mi sento molto molto meglio. Inoltre guardate che splendido tramonto che c'è qua, bellissimo. Per fortuna questi giorni sta facendo delle giornate spettacolari che almeno tengono un pochino su il morale e nulla. Adesso sto preparando la cena e probabilmente mentre guardo Netflix lavorerò un pochino a qualcuna delle vostre commissioni e cercherò di trattenermi nel non vedere Stranger Things, semplicemente perché so che se inizio a vederlo starò tutta la notte sveglia. La casa è leggermente, leggermente un disastro e io scappo dai miei problemi. Sto uscendo, stamattina ho lavorato un pochino, ho editato un video e sono anche andata in palestra, ragazzi. Quindi non ho lavorato per niente a cose universitarie, cosa che devo fare assolutamente adesso. E siccome oggi alle 4 ho una lezione alla Apple Store, cioè praticamente c'è questa illustratrice di cui non ricordo il nome che seguo su Instagram, che un giorno appunto ha detto che farà una lezione sul character design alla Apple gratuitamente e di conseguenza sto andando al centro a Regent Street, vicino Oxford Street, per appunto seguire la lezione che è dalle 4 alle 6. Adesso sono le 12 e mezza, ho già pranzato e quello che farò è semplicemente chiudermi da qualche parte come al solito e lavorare fino alle 4 e poi andare alla Apple e seguire questa lezione e vedere un pochino com'è e portarvi con me. Non voglio assolutamente dare per scontato la fortuna che ho nel poter uscire di casa, andare in un caffè e lavorare, quindi ci tengo a aprire una piccola parentesi e ringraziare tutti coloro che mi commissionano appunto delle grafiche, dei disegni, perché è grazie a voi che ho la possibilità appunto di concedermi anche più volte a settimana un caffè fuori, di poter lavorare a Londra, di poter investire appunto i miei soldi in seguire determinate lezioni oppure appunto investirle su determinati strumenti che vorrei appunto usare per migliorare le mie capacità e di conseguenza grazie mille, grazie di cuore, non do tutto questo per scontato. Come dicevo, sto scappando dai miei problemi, c'è un pochino un macello ovunque, non voglio neanche rifare il letto, voglio solo scappare di casa perché si muore di caldo. Non so dove andare a prendere il caffè oggi, che problemi, problemi del primo mondo. Però andiamo e vediamo dove ci porta la giornata. Ditemi adesso se non sembro una perfetta scolaretta. Sono pronta per uscire e questo bello zainetto qua che pesa tipo 20 kg, ieri mi ha fatto venire un bel mal di collo. Oggi è un nuovo giorno, è sabato e indovinate un po', sto andando all'università. Sì, anche di sabato vado all'università perché devo stampare un bel po' di cose per una specie di consegna che ho mercoledì.
e di conseguenza vado a farlo il prima possibile. Ho passato tutta la mattina a editare questo video e quindi quello che voglio fare è semplicemente chiudere oggi questo vlog. Però prima vi voglio parlare di due cose. La prima è l'esperienza di ieri, è stato molto molto divertente ieri andare all'Apple e seguire appunto una lezione su Procreate, perché mi ha permesso appunto di scoprire nuovi pennelli, di vedere le tecniche di diversi illustratori, e nulla, è stato divertente ed è stato molto molto bello quando appunto hanno anche trasmesso la mia grafica sullo schermo dell'Apple Store. Sono stata molto molto contenta per questo. E il tema era appunto il Pride, perché se non lo sapete, oggi, il 6 luglio a Londra c'è il Pride e di conseguenza bisognava rappresentare qualcosa che mostrasse appunto l'uguaglianza e la diversità. Come avete potuto già vedere da ieri, questo è stato il disegno che ho fatto, e l'unica cosa che ci tengo a dire, nel caso in cui qualcuno avesse l'iPad Pro, ho sperimentato appunto non con la monolinea nera che di solito faccio nelle mie illustrazioni, ma ho usato l'inchiostro secco e quindi dà un effetto un pochino più di profondità e di manualità al disegno, e sinceramente mi piace molto, sono molto soddisfatta, anche perché ho utilizzato una palette di colori, vediamo se la trovo, molto diversa rispetto a quella che uso io di solito, che è quella appunto che l'illustratrice ha utilizzato. Quindi ho fatto semplicemente una foto e poi ho utilizzato gli stessi colori. E un'altra cosa che vi voglio mostrare è che ieri mi è arrivato, guardate qua che mostro, mi è arrivato questo, com'è che si chiama? Questa cosa di cui non ricordo il nome, per il computer, che è molto molto comoda. Non sono sponsorizzata assolutamente, praticamente un'azienda su Instagram mi ha semplicemente chiesto se mi potevano inviare uno dei loro strumenti, e mi trovo molto molto bene, molto comodo, soprattutto perché il mio collo sta molto più dritto e quindi funziona molto molto meglio per la mia schiena, si sa. E mi è piaciuto molto perché è sembrata un'azienda molto molto professionale. Tutto il packaging è stato molto carino, sembrava veramente super professionale. Sto apprezzando il prodotto e quindi vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete andare a dare un'occhiata. Detto questo, io spero che questo vlog un po' random vi sia piaciuto. Sono stata contenta di aver firmato questo vlog, anche se all'inizio avevo dei dubbi appunto sugli argomenti di cui trattare, perché poi alla fine è sempre piacevole portarvi con me nella mia settimana, e alla fine penso che è meglio fare un video non perfetto ma farlo comunque, postarlo perché so che voi lo apprezzate, piuttosto che non postarlo affatto perché non ho degli argomenti, perché poi alla fine gli argomenti si trovano. È stato un po' un sacrificio perché ho tantissime cose da fare, però a me fa sempre piacere ed è sempre appunto un hobby appunto per me fare video, quindi spero che lo abbiate apprezzato, e come io apprezzo appunto i vostri commenti e in generale il fatto che guardate i miei contenuti. Io vi mando un bacio enorme, se ancora non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e fatemi sapere qua sotto che tipologie di video vi piacerebbe vedere. Mettete mi piace e seguitemi su Instagram se volete vedere altre delle mie grafiche. Io vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo super presto con un nuovo video. Ciao ciao!